Alessio, allora, la Fair Di Well Family ha creduto in questo progetto pazzesco. Abbiamo fatto una frullatura extra longa di etiche con la cera delle nostre api, ma adesso abbiamo bisogno del tuo aiuto perché nessuno sa come cucinarla. Va bene, allora partiamo dalla base. Per cucinare una buona carne, la carne deve essere a temperatura ambiente. Quindi cosa vuol dire? Che se voi dovete cucinarla per le 8, la tirate fuori dal frigo alle 6 e la abbandonate, intanto fate tutto il resto. Quindi andiamo a mettere la carne sulla griglia, sul fuoco, padella, da temperatura ambiente. Quando i colti l'hai tirata fuori, 2 ore fa, giusto? Bravissimo. Apertura, rimuoviamo la carta nera che serve per assorbire il sangue in eccesso che tira fuori sotto vuoto. E adesso che cosa andiamo a fare? Andiamo a togliere la nostra cera. Perché togliete la cera? Perché innanzitutto è un insaporitore, perché stando a contatto con la carne gli rilascia un bel aroma. Secondo, serve solo come protezione. Massimo a cucinarla, la cera brucierebbe in 0,2. Tolto la maggior parte della cera con un cucchiaio, con la carta andiamo a rifinirla bene. Durante la carne andiamo a cuocerla sul nostro kamado della famiglia Agnelli. Adesso siamo in preparazione, abbiamo una temperatura interna di 250 gradi, ma a casa potete benissimo usare una pentola antiaderente o, se ce l'avete, una padella di ferro, alta temperatura. Se non ha la fortuna di avere un barbecue, un kamado, quindi ha solo una padella a casa, voi fate una passata veloce in padella a temperatura altissima, farà un po' di fumo, è normale. E poi la cottura la finite nel forno, tranquillamente nel forno. Che cosa cambia tra le due padelle? Questa è un'antiaderente classica, che la maggior parte che a casa ce l'avete quasi tutti. Questa invece è una padella di ferro, questa andiamo a alte temperature, con un olio di semi che resiste a più alta punto di fumo. Con questo fate una crosta della madonna. Fare la nostra crostata da ambo i lati, prima il sale poi l'olio. Se noi andiamo a mettere prima l'olio creiamo una patina sulla carne e il sale non penetrerà mai. Pepe rigorosamente macinato al momento, non comprate il pepe già macinato per favore. Vedere e sentire il nostro kamado, il nostro barbecue è pronto. E che cosa cominciamo a fare adesso? Andiamo a appoggiarci. Andiamo a chiudere e ogni 3 minuti andiamo a dargli un giro di 45 gradi per andarla a girare un totale di 4 volte, per un totale di cottura di 10 minuti, 10-11 minuti. Chi non ha un barbecue e fa la cottura in padella, facciamo una cottura di 3 minuti e mezzo per lato e la finiamo in forno per 7 minuti. Passati i primi minuti. Adesso andiamo a farla riposare per un totale di 6 minuti in stagnola con delle erbe aromatiche. Se noi andassimo a tagliare la carne subito, appena dopo cotta, la carne perderebbe tutto il sangue, tutti i suoi succhi. Mentre adesso, facendola riposare, la carne e i succhi si ridilatano, si ridistribuiscono per tutta la costata e al taglio non uscirà niente. I nostri 6 minuti di riposo. Profumo è pazzesco. E andiamo a scalopparla.
temperatura sangue, temperatura interna siamo sui 35-38 gradi perché toccarla è calda. E questa è la cottura che noi consigliamo per la nostra carne, poi ovviamente a gusto e piacere.